Eccomi qui a parlarvi dell'ADR, azienda automobilistica molisana. L'ADR nasce a Praia a Mare, in provincia di Cosenza, a metà anni 80, fine anni 80. L'ha fondata Massimo Dirisio, però l'abbiamo creata io e mio nonno materno, ingegnere meccanico Francesco Morgillo, in quanto a metà anni 80, parlando tra di noi, eravamo giunti alla conclusione che in Italia esisteva solo la Fiat, azienda automobilistica di mio nonno materno, ingegnere meccanico Morgillo. E quindi decidemmo di creare un'altra azienda. Siccome il mio codice fiscale fa DRS, le prime tre lettere del mio codice fiscale, decidemmo di trovare un socio con le stesse lettere del codice fiscale, DRS, che poi si chiamerà Dirisio. E quindi nacque l'azienda. Le automobili le ha progettate mio nonno materno, ingegnere Morgillo, disegnate e progettate lui, e abbiamo messo l'azienda, decisi di mettere l'azienda nel Molise. Quindi chiesi a mio nonno di trovare un pilota che faceva come codice fiscale DRS, e quindi dopo col tempo vidi che il pilota era Massimo Dirisio, questo signore laureato in economia, che ho conosciuto per internet, via internet, dopo molti anni. Massimo Dirisio, eccolo qua, ha fondato l'azienda nel 2006 e inizialmente, quindi le macchine sono state fatte da mio nonno, ingegnere Morgillo, e adesso so che ha dei problemi economici, quindi l'azienda sta in deficit. Io dovrei essere socio dell'ADR se appunto gli accordi con mio nonno sono stati realizzati. Dovrei essere socio dell'ADR per il 90%, quindi io sono il socio per il 90% e Dirisio per il 10%. Vorrei aiutare questa azienda in quanto sta in crisi in questo momento, e visto che io ho le azioni della Apple, della Microsoft e di Google, ho deciso di sponsorizzare l'azienda con il web marketing, cioè di mandare delle email da parte dell'ADR agli utenti di Google, Apple e di Microsoft, quindi delle email, per invitarli a comprare automobili. Quindi invito l'amministratore delegato e presidente dell'ADR, Massimo Dirisio, a contattare gli amministratori delegati italiani di queste aziende che ho nominato e di mandare delle email, massimo 2-3 email all'anno. E quindi in questo modo si dovrebbe raddoppiare il numero di auto vendute, visto che sono un numero abbastanza esiguo. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Inoltre invito l'azienda a contattarmi, visto che Massimo Dirisio ha fondato l'azienda, ma io non mi ha mai chiamato, non mi ha mai contattato. Le auto le deve pagare l'ADR, però le pagherà quando l'azienda sarà inutile, quindi farà buoni risultati. Con questo vi saluto, arrivederci e grazie della visione.